puntata precedente l'abbiamo conclusa giocando a un gioco famosissimo che è il Monopoly. E perché abbiamo usato il Monopoly? Perché abbiamo visto come il percorso che si fa nel gioco del Monopoly è lo stesso percorso che si fa con le aziende, con i clienti, quello che viene definito Customer Journey. In pratica, un percorso appunto fatto insieme tra aziende e clienti per arrivare a un risultato. Ora Marco, arrivare a un risultato, arrivare al successo da un certo punto di vista è una cosa. Tu hai una delle parti più difficili da spiegarci, cioè come si mantiene il successo, non come si raggiunge. Rudy, penso che l'ingrediente segreto sia un ingrediente che tutte le aziende hanno e sono le persone. E questo periodo così particolare penso che davvero ce l'abbia detto ancora in modo più forte di prima. E proprio le persone, nella dedizione che hanno del loro lavoro, nella mansione che svolgono, non solo come un impegno dell'azienda, ma anche perché possono esprimere qualcosa di sé a beneficio di tutti. E se tutta la tecnologia che noi oggi abbiamo, questa grande capacità che abbiamo, la possiamo usare per metterla al servizio del dipendente, delle persone, affinché nella propria azienda, nel proprio mestiere siano aiutati a fare il proprio mestiere, liberati da cose magari ripetitive o di scarso valore aggiunto, stimolati in nuove idee. Penso che davvero questo sia qualcosa che fa esplodere l'ingrediente segreto. Beh, questa cosa è molto interessante, ma che cosa intendi nel concreto? Non so, Rudy, pensa a un commerciale, un agente di vendita. Lui ha un obiettivo forte, chiaro, proprio anche intrinseco, che è quello di riuscire a vendere i suoi prodotti, fornire una consulenza durante la vendita, fare un bel risultato per lui e per il suo cliente. E però sappiamo, no, com'è la sua quotidianità, è fatta di dover reperire tante informazioni, lavorare con dei listini, lavorare con delle schede tecniche, dati che in azienda ci sono, ma sono sparsi in tanti posti. E questa difficoltà magari la superiamo se in un oggetto quotidiano come il suo telefono può direttamente chiedere queste informazioni, cioè proprio come se fosse un'interrogazione che fa: mi fai sapere l'ultimo prezzo di quel prodotto? La chiede direttamente, gli viene risposto? Sì, è un chatbot. Ah, ok. E quindi come chiedo delle cose in una chat con amici, ho il mio amico che mi aiuta a dare informazioni che sono in azienda con questa modalità molto semplice, senza sapere dove sono i dati. Quindi praticamente è una sorta di semplificazione di qualcosa che c'è già, i dati ci sono già, ma diventano più raggiungibili. Esatto, esatto. Facilmente raggiungibili e fruibili. In quel modo lui può metterli a valore immediatamente. Questa cosa è interessante, praticamente è semplificare qualcosa che esiste già. Sì, 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 proprio penso che una grande potenzialità sia portare l'esperienza d'uso che abbiamo quotidianamente sui nostri dispositivi in cui siamo molto coinvolti, ci passiamo anche molto tempo con piacevolezza, e portare questa esperienza anche in azienda, in operazioni più tradizionali. Pensa a poter usare il proprio ERP, le applicazioni, anche in un magazzino, fare operazioni in magazzino tramite invece che quelli che sono strumenti tradizionali, magari efficaci ma un po' più difficili, un po' più lontani dalla quotidianità, farlo invece con strumenti come questo, con dei tablet che hanno esperienze di utilizzo così forti come quelle che usiamo abitualmente. Pensa davvero che valore si può portare. Quindi Marco suggerisci che i dipendenti utilizzino degli strumenti che di fatto utilizzino già. Sì, proprio per semplificare quello che facciamo. Pensa ad esempio alle attività di manutenzione di una macchina del caffè, no? Il tecnico spesso deve leggere la documentazione, deve fare delle diagnosi. Se invece avessimo una macchina che la facciamo diventare intelligente e ci dice lei come sta funzionando, se qualcosa non va, forse anche se il caffè non è come dovrebbe essere, a questo punto la manutenzione è tutta più facile, ma anche preventiva. Prima ancora che ci siano delle difformità o qualcosa che non va, io posso intervenire per sistemare e migliorare la macchina. La macchina che è in grado di sapere prima se ci sarà qualcosa che non va. Visto che tu hai parlato di predittività, io sono stato predittivo e ti offro un caffè. Ah, grazie mille. Devo precisare che il caffè qua dentro c'è davvero, quindi stai attento a non... Ah, gentilissimo. Sì, no, ce lo dobbiamo rovesciare addosso. Ok. Grazie, guarda, lo prendo volentieri, ho solo un attimino perché il chatbot è qua che mi sta cercando perché abbiamo qualcosa da fare insieme. Ok, quindi ti sta chiamando in questo momento. Sì, ho visto adesso un messaggino che mi vuole.
un prodotto, un servizio, ma soprattutto un prodotto, non è solo quello che immaginiamo sia. Un caffè non è semplicemente, come diceva Stefano Benni, il nero succo che sveglia. È molto di più. Un caffè è il suo profumo, è il rumore che fa la moca la mattina, è la mattina il sole che entra in cucina, è la convivialità, è la pausa. Un caffè non è un nero succo che sveglia, è molto di più. E come tale lo dobbiamo saper valorizzare, come tutti gli altri prodotti. Vuoi sapere come prevedere e gestire la produzione nella tua azienda? Guarda nella descrizione e clicca sul link. Bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso assieme. Abbiamo visto come strategie e innovazione possono portare un'azienda verso il successo. Essere l'impresa intelligente è il nostro obiettivo e l'etica deve essere il nostro valore. Attraverso giochi, rompicapi, disegni, puzzle, abbiamo dato modo di vedere come è facile raggiungere questo status. Ora tocca a voi.